La serata di sabato sera al Kojak sarà una serata come altre già organizzate in passato e definirla rave party non è corretto. A smorzare i toni della polemica sorta in previsione della serata di musica elettronica organizzata al Kojak di Porto Fuori sabato sera è Mattia Montanari, uno dei titolari del locale, che ribadisce, contattato telefonicamente, «Noi siamo i primi di avere un buon dialogo con il Comitato Cittadino di Porto Fuori e Forze dell'Ordine. Sabato notte non vi sarà alcun problema». Una sala totalmente monitorata, dove l'orario appunto di chiusura ufficiale della musica è alle 5 come di licenza. Poi è chiaro che alla gente la facciamo uscire un po' alla volta, però si parla di poche presenze come hanno fatto le altre serate, quindi è una serata diversa a livello musicale, ma niente di che. Anche prima ne parlavo con il gestore del bar sotto, sono ragazzi tranquilli, solo che la musica è un po' particolare, quindi portava l'orario un po' avanzato. Però, ripeto, abbiamo avuto dei controlli, siamo stati i primi che abbiamo messo noi le forze dell'ordine alla luce del sole di tutto, siamo stati i primi noi a contattare delle figure che controllano comunque le strade nella parte adiacente al Kojak, e quindi ecco, non... direi che è tutto monitorato, insomma. Mi fa un po' pensare questa cosa, perché il locale è aperto da anni e quest'anno ci sono queste problematiche che ci sono sempre state, e quest'anno invece sono anche di meno. Infatti adesso sono sincero, io parlo con i cittadini, parlo con l'amministrazione, parlo con il comitato cittadino, e sì, ci sono stati dei casi in questa stagione, ma tutto sistemato, insomma, quindi non è stato mai un anno così controllato come quest'anno. Sia da parte delle forze dell'ordine, che hanno collaborato con noi, che comunque io ho contatto perennemente, e sia comunque gli operatori e la gente che lavora con me, che mi danno una mano, insomma. All'interno appunto delle vostre serate come si inserisce questo rave party? Detto male, perché il rave party è una cosa, un evento che dura tanto, dura anche di giorno, fa mezzanotte, cioè a Brescia li fanno, a Bergamo li fanno. Questa è una serata normale come le altre, solo che prolunga un po', prolunga l'orario di un'ora, insomma, però non è un rave party, è una serata da discoteca con un genere musicale diverso. Una polemica, diciamo così, eccessiva dal vostro punto di vista? No comment sul discorso politico e quant'altro, io faccio il mio lavoro e quindi non voglio dire niente, che insomma molti dicono ma perché sono sotto lezioni, assolutamente, cioè noi siamo un locale sano, lavoriamo in questo mondo da più di 10 anni, abbiamo più locali, siamo uno staff di giovani e quindi noi vendiamo spettacolo, vendiamo divertimento, appunto, e vogliamo farlo nel miglior modo possibile.